questa è la spike glycoprotein, è una proteina di membrana, cioè la parte che viene esposta dal virus all'esterno. Quando questa proteina incontra i recettori sulla nostra membrana, viene a contatto con il recettore e fa il suo ingresso all'interno della cellula, facendo partire tutto il contagio. Quindi sostanzialmente questo è un po' l'uncino con cui il virus si aggancia al nostro corpo. Esattamente. Sono i punti da fare, su cui porre maggiore attenzione, che sono caratteristici appunto di questa epidemia e sono diversi da quello della SARS e del pipistrello. Tutte queste informazioni sono dallo studio del genoma virale. Il genoma virale è il vero libretto di istruzione del materiale genetico del virus. Noi abbiamo preso questo genoma e abbiamo cercato di identificarlo, di capirlo, di capire come lui si muoveva e cosa lui facesse. Vedete qui, è il coronavirus isolato dai pipistrelli, questi tre rametti, chiamiamoli così, che poi alla fine dove vanno a finire? Vanno a finire in questo triangolo che, esploso, ci dà il coronavirus isolato adesso nell'uomo ed è quello inequivocabilmente che ha innescato l'epidemia. Ora, il passaggio del coronavirus dal pipistrello all'uomo è avvenuto circa metà novembre. Il primo caso lo abbiamo dopo Natale, poi dopo si innesca l'epidemia. Perché? Perché poi c'è la trasmissione interumana. Vedete, piano piano si segue e vediamo l'epidemia di oggi che ha provocato un numero di casi abbastanza notevole. Questa è la mappa di tutta l'epidemia, è la vera e propria mappa geografica con tutti i focolai epidemici. Possiamo vedere che ad oggi esistono 11.374 casi confermati di infezione distribuiti per lo più in Cina, ma che hanno colpito anche altri paesi, al punto che oggi l'OMS parla di pandemia. Il numero di totali deceduti sta equiparando però il numero di totali guariti. Il fatto che ad oggi il numero di totali guariti e il numero di totali morti sia equiparabile ci fa capire che le modalità di contenimento dell'infezione e dell'epidemia stanno funzionando. Sicuramente va studiato di più, però possiamo già dire con questi dati alla mano che sì, ha un'elevata contagiosità, però ha una letalità ancora contenuta. Chiaro è che più noi ci esponiamo al rischio che questi contagi diffondano il virus aumentando la trasmissione interumana, più è possibile che il virus sotto pressione selettiva del nostro sistema immunitario possa ulteriormente mutare. Bisogna il più possibile evitare la mutazione, perché noi non sappiamo se questa mutazione creerà un'instabilità oppure una maggiore adattamento del virus e quindi una maggiore patogenicità. Quindi una maggiore aggressività. Certo, certamente. Perché ogni volta che il virus si trasmette da un uomo a un altro, qualcosa di quel genoma cambia. Lui meno si propaga e meno muta e meno probabilmente diventerà letale. Quindi a questo punto le strategie migliori che noi possiamo mettere in campo, contenimento e quarantena. Assolutamente sì, quello che sta facendo la Cina dall'inizio, quello che l'OMS ha consigliato e quello che se dovesse essere un'epidemia da noi sicuramente siamo già pronti a fare. E per quanto riguarda invece la ricerca su farmaci ed eventuali vaccini? Dunque la ricerca sul vaccino, un vaccino richiede da 1 e 2 anni. Perché ha una serie di fasi che bisogna comunque rispettare affinché il vaccino sia efficace, non sia tossico, sia di una certa qualità. Per quanto riguarda la terapia, anche, forse la terapia magari è un pochino più veloce. E sono proprio i nostri studi, questi studi di base, dove individuiamo la proteina che ha mutato, dove individuiamo la provenienza esatta, che appunto qual è l'animale implicato, che possono aiutare chi fa questo mestiere e deve in qualche modo descrivere, disegnare un'eventuale terapia.